Ya directamente Media Augusta es un marchio histórico, ¿no? Histórico en el mundo de la motocicleta, comunque è una responsabilità alta, ¿no? Tenere dietro una certa esperienza della gente che c'è dietro, un histórico incredibile. Comunque è veramente speciale essere al reparto corse della de Media Augusta, perché sai che dietro delle moto non c'è solo una motocicletta con un motore che si butta benzina e va avanti, sai? C'è di più, c'è una passione che li butta la gente che fa queste moto, no? C'è una storia dietro di ogni moto. E per quello che è Media Augusta è un marchio importantissimo nella storia, soprattutto quelli che abbiamo la benzina alle vene. Il punto forte della F4 sarebbe il telaio. Secondo me è un telaio che trasmette tantissimo. È duro, si sente tutto alle mani, però ti permette di fare abbastanza quello che vuoi. Comunque è facile di guidare, facile di gestire e soprattutto hai confidenza in tutti quei movimenti che fa la moto. L'aneddota secondo me più importante che fa un ghigno a tutta quella mia storia del motociclismo è quando io ero un ragazzo che stavo cominciando a correre veramente sul campionato spagnolo, campionato catalano, no? Regionale, tutto quanto, e che io andavo a scuola, la mia agenda, no? Di quella dove si segna tutto, era pieno di moto, no? E la moto che c'era più dappertutto era quando avevo uscito la MV Augusta F4, no? Perché sarebbe un disegno che aveva rotto con tutti gli schemi che c'erano in quel tempo. E veramente il più ghigno è che adesso ho una moto che l'avevo ammirato fa 20 anni indietro, invece adesso la guido e che non ha cambiato neanche tanto. Comunque quello significa tantissimo non solo per me, sino anche per la moto, che continua essendo una linea moderna, essendo una linea di 20 anni fa.